chi sei? Il mio personaggio è famoso a Roma perché è stata una nobile donna che fu giustiziata per aver ucciso il padre che abusava di lei. Ma ha ammazzato col sassuolo del padre, gli tagliarono la capoccia come nel mercato. La metafora non è un granché, ma direi che risponde a verità. Avrò il compito di istruire il personaggio di Bartolomeo. Ma chi ti ha mandato la sorabetta, Circa una serie di suoi atteggiamenti che nel corso della sua vita hanno fatto sì che si ritrovasse in un po' di problemi. Oggi mi staccherò la testa e me la riattaccherò. E quindi noi nel film la vediamo che gioca con la sua testa proprio perché le tagliarono la testa sul ponte di Castel Sant'Angelo. Me volevi indossare gli scudi? Ma che te ridi? Abbiamo deciso di intraprendere una strada un po' più giocosa, allegra, spensierata, perché dopo tutto lei era una ragazzina quando è stata giustiziata e quindi abbiamo deciso di portare un po' di freschezza con il suo personaggio. Per essere un fantasma, la capoccia la tengo riattaccata a Benone. Avrei già sentito narrare di me. Sono Beatrice, della nobile famiglia dei Conti Cenci.